Specialone dedicato alla Mille Miglia 2012. Adesso andiamo ad affrontare un argomento particolarmente interessante fra presente e passato, ma a lungo 60 anni di tradizione. Alla Mille Miglia del 2012 si sono festeggiati anche i 60 anni, pensate, di una vettura veramente straordinaria che ha fatto innamorare generazioni e generazioni di appassionati. Stiamo parlando della Mercedes SL. Vediamo il servizio di Luna Bondesa. Occasione perfetta quella della Mille Miglia per festeggiare i suoi 60 anni di storia. Un'auto che nel 52 era nata per correre e oggi, dopo essersi evoluta, è diventata un'auto di serie che tutti si girano a guardare. Parliamo dell'SL, naturalmente, una macchina che nella sua ultima generazione rappresenta il connubio perfetto tra stile, eleganza e prestazioni. Chiamava 300 SL il primissimo capolavoro di questa serie. In particolare la freccia d'argento si distingueva grazie alla sua caratteristica delle ali di gabbiano, peculiarità che, come saprete, la SL attuale non ha più, ma che è stata invece ereditata dalla sua sorella cattiva, concedeteci l'aggettivo, SLS. E fu proprio alla Mille Miglia del 1952 che la 300 SL da competizione fece il suo esordio. Il motore portava la sigla M198, era un 6 cilindri in linea da 2996 centimetri cubi di cilindro ed era in grado di erogare da 215 a 225 cavalli. Quest'auto mostrò immediatamente grandi capacità, portando al secondo gradino del podio Carl Kling e al quarto Rudolf Cacciarola alla Mille Miglia di 60 anni fa. 60 anni di Mercedes-Benz 300 SL, dal 1952 la carriera panamericana segna la prima grande vittoria della 300 SLR con King Klang. Passati 60 anni, Mercedes, ancora l'SL, è una leggenda. La 300 SL ali di gabbiano è senz'altro un'auto straordinaria perché è nata da tutte quelle che erano le corse del mondo delle competizioni, quindi un'auto che ha un telaio tubolare speciale con un motore, il primo motore a iniezione diretta. Quindi sviluppava 215 cavalli e aveva tre rapporti di ponte posteriore che davano una velocità anche fino a 280 all'ora. La 300 SL rimane un'auto da collezione, uno dei pezzi più importanti che si vedono oggi alle aste o ai grandi concorsi di eleganza. Io nel 1994, insieme a un altro gruppo di possessori, abbiamo creato il club dedicato alla 300 SL, il 300 SL Club Italia. Ci sono molte macchine in Italia, abbiamo deciso di fare questo registro proprio per ritrovarsi, fare i raduni e vivere la passione per la Mercedes SL. Bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? L'acronimo SL deriva dalle iniziali delle parole sport e light, che in tedesco significano sportività e leggerezza, due caratteristiche che, abituati ai canoni estetici di oggi, non traspariscono immediatamente. L'ali di gabbiano sembra piuttosto un'auto di un'eleganza infinita, un oggetto dal fascino intoccabile con cui l'ultima cosa che verrebbe in mente di fare è correre, ma in realtà c'è chi non la pensa così. Tra le centinaia di auto in gara alla Mille Miglia, 10 erano 300 SL, di cui una guidata dal presidente di Mercedes Mondo, Dieter Zetsch, e un'altra dal presidente di Mercedes-Benz Italia, Alwin Ettle. Tra le altre stelle in gara erano presenti anche una 300 SLR condotta dall'ex pilota di Formula 1 Jochen Mass, tre SSK costruite tra il 1928 e il 1932, la cui sigla sta per Super Sport Kurz, ovvero super sportiva dal passo corto, e infine c'era anche l'esemplare di 180D che nel 1955 conquistò il primo posto nella categoria diesel.
Sì, è proprio il 1952 quando l'SL vince la carrera panamericana e da allora nasce un vero e proprio mito. Sono poche le autovetture che nel corso degli anni diventano delle vere e proprie icone, l'SL è una di queste. Oggi nell'ultima generazione rimaniamo fedeli alla sigla SL, super leggera, quanto mai fino ad oggi. Infatti la vettura, che presenta una scocca completamente in alluminio, è più leggera di 140 kg rispetto alla precedente generazione, e con dei propulsori che garantiscono delle prestazioni incredibili, 6 e 8 cilindri, riduciamo comunque i consumi fino al 30%. Ad ogni generazione SL ha introdotto delle vere e proprie innovazioni sul mercato, delle anteprime mondiali. La nuova SL, da poche settimane disponibile sul mercato anche in Italia, in due motorizzazioni, 6 cilindri da 306 cavalli e 8 cilindri da 435 cavalli, presenta in anteprima mondiale due sistemi, il front bus, quindi la possibilità di ascoltare la musica in maniera veramente esemplare come in una sala concerti, anche a tetto aperto, grazie alle casse che sono disposte nel vano piedi e quindi riescono a sfruttare al meglio l'aerodinamica della vettura, e il nuovo sistema che permette di lavare il vetro con lo spruzzo dell'acqua proprio laddove serve sulla spazzola, in modo che si possa lavare il vetro anche a tetto aperto. SL è da sempre l'icona per la gamma Mercedes-Benz e rappresenta al meglio tutti i valori: fascino, perfezione e responsabilità. La nuova versione di SL, completamente rinnovata, li rappresenta ancora meglio. Infatti dal design esterno, da tipica roadster, quindi sportiva, noi associamo un comfort e un'abitabilità incredibili, sia interna per guidatore e passeggero, sia divano di carico. Quindi è la combinazione perfetta di tutto il meglio che offre Mercedes oggi a livello di tecnologia per la sicurezza e per i motori, e di design. Il fascino delle Mercedes classiche è talmente evidente e condiviso che quest'anno il Museo della Mille Miglia ha siglato una collaborazione strategica con Daimler AG, che prevede il prestito di alcune delle loro vetture da esposizione. Questa partnership ha portato al Museo Italiano 5 auto da corsa storiche e un veicolo commerciale da competizione, prelevati direttamente dalla collezione ufficiale Mercedes-Benz Classic. Il cavaliere Attilio Camozzi del Museo Mille Miglia ha affermato che la cooperazione con l'istituzione bresciana si riallaccia alla tradizione di realizzare progetti congiunti tra Brescia e Stoccarda. Il direttore del Mercedes-Benz Museum invece ha dichiarato che il marchio della stella ha contribuito ad alimentare il grande mito della Mille Miglia, il cui fascino non si è mai spento. Beh, che altro dire, cara SL, ti auguriamo altrettanti 60 anni di successo al fine di mantenere alta la gloria della tua storia. L'SL, dalla prima, quella con le ali di gabbiano, a quella che poi venne chiamata Pagodina, chissà quanti se la ricordano, fra quelli insomma che hanno superato la quarantina, perlomeno, e che ha fatto innamorare veramente tanta gente, e poi ancora tutte le varie generazioni di SL, una vettura che ha conquistato certamente amore, passione e desiderio di tanti automobilisti intenditori, fini intenditori.